Buonasera, noi abbiamo fatto diversi servizi, una volta dagli Stati Uniti, una volta dagli Stati Uniti, da New York, da New Jersey, una volta da Miami, poi abbiamo fatto dei servizi da Londra, poi abbiamo fatto dei servizi dalla Spagna. Dove andiamo quest'anno? Quest'anno abbiamo intenzione di andare in Africa. Siamo arrivati in questo momento da Roma con un jumbo via Zanzibar qui a Mombasa, che è il porto principale del Kenya ed è la seconda città del Kenya. Siamo venuti qui per fare dei servizi su questo meraviglioso paese. Noi adesso ci trasferiamo a Malindi e sicuramente anche lì gireremo dei spezzoni, gireremo dei filmati molto interessanti. Questa volta vi faremo vedere un filmato dal titolo Un perugino in Africa. Sono sicuro che vi divertirete. Ma noi ci conosciamo? No, ci conosciamo. Ma noi ci conosciamo? Ah sì che ci conosciamo. No, lei è ma di lei Perugia. Lei è di Bastia, Perugia. Bastia, e ci incontriamo a Malindi, in Africa. A Mombasa, qua siamo a Mombasa. A Mombasa, è vero, questa è la periferia di Mombasa. Senti, qui c'è un supermercato favoloso. È bellissimo, uno dei più belli. Costruito da un perugino. Lo vuoi vedere? Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Amici, siamo in Africa. We came from Italy. TVI. Do you live here? Yeah. We came from Perugia near Rome. Oh, where is that? Rome? Yeah. Oh, very good. Have you never been? No, I've been to London though. No, London. Yeah. Hello. We visit your supermarket, the best in Kenya. Yeah, it's very good. Yeah, you like it. Thank you. What's your name? Jamal. Jamal. Ciao. Ah, ciao Jamal. Thank you. Thank you. Benvenuti. You are the manager of the supermarket in Mombasa, eh? What's your name? Yesiga Kopo. Okay, can you show me around? Are you married? Non sono sposate. Ok, I pass again. Ok, ciao. Very, very much. I want to... No, this is too much. Qui sono tutti i vini italiani e anche il vino di papaya. Guarda, questo è il vino di papaya. Il vino di papaya, compro, questo, metto giù. Questo è il vino di papaya. È cattivissimo, non è buono. Leonello Lunghi è un amico di vecchia data e è sempre così cortese che ogni volta che lui va in Africa spesso, ogni volta che lui è giù, aspetta che io lo raggiungo. Grazie Leonello,
Grazie da parte di tutti i miei amici. Allora, calamaretti piccoli così, ripieni con un sughetto molto delicato. Bravi! Bravi! What's your name? Andrea. Andrea. Sì, eh? E questo è in Swahili. You are singing in Swahili language. Sì, in Swahili. È una canzone religiosa, it's a religious Christian song. Amici, ci troviamo in Africa e precisamente in Kenya e precisamente a Malindi, esattamente a casa di un amico, di Lionello Longhi e la sua gentile signora Francesca. Buonasera. Buonasera. E qui abbiamo un amico di Lionello, che è Daniele e Monia, che è un'italiana di Tavernelle che adesso vive in Kenya ed esattamente a Nairobi. Allora io vorrei cominciare per dovere dalla signora Francesca. Il tuo rapporto qui in Kenya con i kenioti, con l'ambiente, il tuo rapporto con l'Africa? È la cosa più semplice del mondo. La chiamano Mal d'Africa, lo chiamano Mal d'Africa. Per me il Kenya è la mia seconda casa. Quando arrivo con l'aereo a Mombasa sento proprio di essere ritornata a casa. È un sentimento molto forte, molto stretto, che mi fa amare non solo la terra ma anche la sua popolazione, per cui è il massimo. Lionello, ma il mal d'Africa esiste? Io credo di sì, perché io passo parecchio tempo qua. Dopo 10 giorni, 15 giorni che sono in Italia, comincio a avere nostalgia dei colori, dei sapori, del caldo dell'Africa. Quindi se questo si può chiamare Mal d'Africa, credo che benvenga il Mal d'Africa. Tavernelle Nairobi, che è successo? Niente, lavoro e dal lavoro abbiamo cominciato ad amare questa terra e ci siamo stabiliti qua con molto piacere. Rapporto con i kenioti ottimo, sono persone splendide. Raccontaci tu. Allora, tu hai fatto una grossa esperienza con la Formula 1. Sì, certo. Sì. Perché, come, con chi? Niente, la mia storia è semplicissima. Sono un diplomato ISEF, faccio il preparatore fisico e sono un fisioterapista. E ho avuto la fortuna di conoscere Flavio Briatore in Kenya e mi ha portato con lui nel mondo della Formula 1. Voilà, ho fatto 5 anni... Esattamente, ho lavorato, diciamo, più con Jean Alesi, ho fatto il suo preparatore fisico e facevo il suo massaggiatore, vivevo con Jean. Posso dire una cattiveria? Apposta per questo Jean Alesi non ha vinto mai un Gran Premio. Invece devo dire che il primo anno che ho fatto con Jean Alesi è arrivato nove volte secondo con la Benetton, che non è un brutto piazzamento comunque, no? Senti, com'è il mondo della Formula 1? Il mondo della Formula 1 è bellissimo, una cosa particolare, molto bello, specialmente per un ragazzo come me, perché comunque ti permette di girare il mondo.
primo, e poi ti permette di conoscere persone che nel tuo campo del lavoro ti danno un supporto in più, no? Ti danno un aiuto, ti insegnano a conoscere, a aumentare la capacità del lavoro. Quindi tu hai girato tutto il mondo? Sì, sì, tutto il mondo, sì, con la Formula 1, sì. E sono contentissimo e sono ritornato in Kenya perché, come la famiglia Lionello e come la Monia, amano questo posto. Io l'ho preso proprio come una questione di vita e ci sto molto bene. Daniele è uno dei unici due uomini al mondo sopravvissuti al morso del Green Mamba. Che è un serpente velenosissimo. Il famoso serpente di cinque passi, se non sbaglio. Sette passi. Daniele. Siete da Mosco, sette passi e mori. Esatto. Beh, niente, la storia è velocissima. Lavoravo, come hobby, stavo in una snack farm qui di un ragazzo di Mark Eastbourne, un ragazzo australiano che alleva un po' di serpenti, coccodrilli. Io lunedì, il mercoledì e il venerdì passavo le mie 2-3 ore con i turisti, davo da mangiare i serpenti, davo per esempio al pitone, gli davo il pulcino, la gallina la gallina la mangiava il pitone, anche lo spitting cobra mangiava, per esempio lo spitting cobra, il red spitting, ci sono vari tipi di rettili, per esempio a Malindi ci sono molti red spitting cobra, che è lo spitting cobra rosso, quello che sputa e che mangia i rospi, poi ci sono altri vari tipi di animali, insomma facevo un po' questo qua, diciamo facevo il, come si può dire, il Tarzan del momento, no? E nel momento c'è stato un signore, un inglese, che mi ha portato una busta, mi ha detto "There is mamba". Io non so se ho capito male io o se ho spiegato male lui con l'inglese. Siccome stavo lavorando, ho appoggiato questa busta attaccata a un palo e ho finito il mio lavoro. Erano le 5 di sera, stavo chiudendo la snack farm quando mi sono accorto che c'era ancora questa busta col serpente dentro. Come sempre, non è che prendi il serpente con le mani, specialmente quelli velenosi, c'hai un'asta fatta a gancio sulla punta, ho preso questo serpente, l'ho messo nella gabbia e poi distinto, ho infilato la mano dentro la borsa per tirarla al contrario per riappenderla e ce n'era un'altra, mi ha morsicato. Ah, c'era un altro serpente? C'era ancora un altro stasera, c'era un altro mamba, ma sono andato, praticamente non ho sentito niente, 2 minuti di coma cerebrale e poi sono andato in coma, sono stato 52 ore. Beh, sono contento perché sono qui che la racconto, ancora adesso ci rido, ci scherzo con gli amici. Come le cose. Jambo buona, abarigani, misuru sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, Kenya inchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Nchi ya watu wote, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. E questa era una canzone popolarissima del Kenya che la nostra amica, what's your name? Norma ci ha cantato. Francesca, siete stati bravissimi. Bravi! Andremo in spiaggia. Jambo bwana. Wageni wakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Allora, siamo nella spiaggia rosata di Malindi. Qui abbiamo Francesca, un simpaticissimo Masai. Chi sono Francesca e Masai, tu che sai? Una bellissima razza guerriera del nord del Kenya, molto orgogliosi, come vedi, della loro bellezza. Sono sempre addobbati, pieni di perline, pettinati in maniera raffinatissima e sono veramente degli importanti guerrieri della nazione. E con che combattono? I bastoni? I leoni. I leoni? Ma a bastonate di più, no? Con le lance. Con le lance. Loro li uccidono, per diventare guerrieri uccidono un leone con la lancia. Is it true? Yeah.
Yes, it's true. Spia, la lancia. And questo I give you, you take it there. Yes, yes, yes. Come chiami in Italia? La lancia. No, la lancia. La telecamera. No, la televisione. No, no. Questo. Bastone. Bastone. Sì, sì. Con bastone tu. You kill the lion by the stick. I throw him. Yeah? I kick, yeah. Yes. Yes. Queste pinne bastonate, i leoni, ma non li avvicinano perché gli tirano il bastone. Perché a se. Questo for like draw spear. Yeah? Then la lancia questo. Ah, and then you finish. Then I finish. Then I draw. Yeah? Ho capito. Allora loro piono abbastonati il leone da lontano perché glielo tirano. Dico bene, francese? E poi dopo la chiappano con la lancia. Poi la chiappano con la lancia e lo finiscono. Lo mettono sotto, lo pistano con la lancia. Con la lancia e lo finiscono. Ma poi lo mangiano? Do you eat? Meat, latte e sangue. Ogni Masai mangia. Bevono il sangue del leone. Mischiato con latte. Yeah, with milk, sangue. And it's very, it makes you very strong. Very strong. Ragazza, venga a provare sto cocktail. Francesca, preparami un cocktail. Dov'è l'operatore? Preparami un cocktail di latte e sangue di leone. I want to taste. Can I taste? Can you make something for me? Può fare qualcosa per noi, Lu? There is some lion around. No. No lion here? No, ci sono lion. Francesca, facciamo con una capra. Con una capretta. Con una capretta, Francesca. Poi lo facciamo a rosso. Senti, what's your name? James. James? Yeah. Masai name. Masai name. Kasain Masai name. Senti. 5 days to do the hives like so. 5 days then finish. And then finish. 5 yeah. giorni. Quando vanno dal barbiere ci sono 5 giorni. Do you eat during the work? Yes, I eat after finished one line. Yeah. Because there are lines. Sì. I drink milk or no milk. Sì, durante la permanente bevono ogni tanto un bicchiere di latte. Very nice. Allora, per un Masai uccidere un leone è proprio catalogarlo un vero Masai. Quando hanno ucciso un leone, you are really Masai when you have killed. Really. You are really. Supposed to be married now. Yes. Listen, how old are you? 25. Ha 25 anni e lui fa il guardiano qui. Lui fa, dimmi, tu come ti chiami? Bonifacio VIII. Bonifacio VIII. Per Dingi Verbacco abbiamo trovato Bonifacio VIII. E tu chi sei? Una bagnina. Quintino Sella. No, chi sei tu? Daniele, tutti noi Daniele. Tu... Julius. Giulio. Vedi, your name, Kenyan name. Marandu. Marandu, vedi. Vedi che Bonifacio Marandu, insomma Bonifacio Marandu. Cantiamo tutti insieme una canzone di Kenyan. Marandu. Una canzone samurai, della tua tribù. Ogni Masai così. So. Jambo buona. Abarigani, mozuri sana, wageni, makaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, Kenya inchi nzuri, hakuna matata, nyote makaribishwa, hakuna matata, jambo wote, hakuna matata. Claps, vi abbiamo presentato questo show, vi è piaciuto? Signora, io sono molto simpatico, lo sa? Lo vede lei. Lei di dov'è? Milano. C'è differenza tra Milano e Malindi, un po', Cioè, qui c'è meno nebbia. E certo, non c'è nebbia, qui c'è caldo, c'è sole. E c'è tanta gente simpatica, dica la verità. Io sono venuto qui perché mi trovo a casa. Dolcissimi questi bambini del Kenya, come sono dolci tutti gli abitanti qui di Malindi e del Kenya, sono persone squisite, oddio c'è anche qui qualcosa che non va, però in genere sono gente tranquilla, gente brava, gente ospitale, sono obbedienti, devo dire che per la quinta volta che vengo in Kenya ho sempre trovato della brava gente anche tra la gente di colore.
tu sei stata intervistata a Verissimo. Mm. Dicci che cosa ti hanno chiesto e che cosa hai risposto. Cosa mi hanno chiesto? Che cosa fanno gli italiani nel mese di agosto sulla spiaggia? E cosa pensano? Io ho detto cosa pensano gli italiani? Cosa pensano? Di fare un'altra vacanza a Cortina. E poi un'altra vacanza a Malindi. A Malindi, certo. Poi d'inverno venire a Malindi. Dunque la signora, diciamo chi sei, la signora c'ha uno dei più famosi ristoranti sul Lido di Fregene. Di Fregene. Io sono stato con tanti amici da te, cucini il pesce meravigliosamente bene, perché Mastino sa gestire il ristorante. Bravo, bravo. È sempre pieno di attori il tuo ristorante ed è per questo che è stata intervistata da Verissimo. Simona, questo è bellissimo, è il paradiso terrestre. Paradiso. O lo ami, questo posto lo ami follemente, sì, oppure non ti piace. Senti, non so. Chi non piace non lo so, non ha sentimenti. Senti, chi ci viene ci ritorna. Da Mastino a Fregene, ciao! Where you come from, eh? Hello. From Muyeye. Muyeye. Yes. And what is your name? My name is Elisha. Elisha. Yes. It's feminine name, eh? Not masculine, but you are masculine, eh? Yes. And this is your friend, eh? Yes. What your name? Baraka. Baraka, na Baraka. Baracconi. Listen, what do you do? Me. Ma tu parli italiano? Sì. Che cosa fai? Qua. Sì. Fai in giro qua. Sì, fai in giro e dopo vai a casa. Ma vai a scuola? Sì, vai. Ah, sei bravo? Sì, sei bravo. E il tuo paese dov'è? Qui vicino? Sì, qui. È nella foresta? Vicino? Sì, vicino. La foresta? Sì. Bravo, bravo. Muyeye. Oh, qui il calcio italiano è molto seguito. Domenica, per esempio, che c'è la partita, ci sono due o tre partite che vengono trasmesse via satellite, sabato, domenica e domenica sera, qui le vedono tutti, sono tutte davanti in televisione. Il calcio italiano, soprattutto la Serie A, è seguitissimo, è molto seguito. Bene, adesso andiamo più avanti, vediamo che cosa, chi incontriamo. Allora, sono della polizia keniota e dicono che non c'è nessun problema. Questo hotel è uno? Yes, no, I live in Palm Beach. Io abito Palm Beach. Palm no, Beach. Palm Tree. Palm Tree. Palm Tree, yes. We are in Paris. Yes. Domina. Yes. Okay. And where do you have your place, the command of the police, Kenyan police in Malindi? Malindi, yeah, Ospedia Station. Police station, eh? Yeah, yes. And you go to watch around the beach to control? Yeah, we are controlling here on the beach. Dunque abbiamo chiesto oltre agli italiani, loro dicono che vengono qui dei belgi, vengono qui dei tedeschi, vengono qui dei francesi, ma la maggioranza sono italiani. What's your name? My name is Pasquale. Pascal. E tuo nome? My name is Claudio. Claudio. Fabiano, ciao. Ciao. Have a nice day. Okay. And take care of the Italian people. E abbi cura degli italiani. No problem, ciao and thank you very much. Thank you, ciao. Signora, dove abita signora? A Uma. A Uma. A Uma sulla collina Flevo. Senti, per chi ti fa lei? Per la Lazio o per la Roma? Per la Lazio.
è laziale. Sì. Stanno andando male. Sì, molto male, però i colori sono stupendi, bianco e azzurro. Sì, sì, eh? Sei amica di Cragnotti magari. No, no, mica i Cragnotti no, ma è troppo bello. È troppo bello? Sì. Meglio di Capello. Meglio di Capello? Sì. Quanto rimane qui in Kenya lei? 20 giorni. 20 giorni. Viene spesso? Sì. Molto. Molto spesso. Sì. È il paradiso terrestre. Sì. È ancora il paradiso terrestre. Suo, o perlomeno ci dobbiamo. Il suo nome? Maura. 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 Sì. Posso dirti che sei bellissima? No, perché è una bugia, però simpatica sì. Maura, ricordati di Pasqualino da Perugia. You are supporter? Sì. Bravo, bravo! Lui è un tifoso dell'Inter. Lucky, look at your t-shirt. Is what's his name? Ronaldo. Oh, sì. You are supporter of Ronaldo. Ronaldo supporter? Sì. Ok, baby. Io arvo. Io arvo. Tu arve. Tu arve. Lui arva. Lui arva. No argimo. No argimo. Voi argite. Voi argite. Loro arvonno. Loro arvonno. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Siamo in una stazione di servizio della Total e qui c'è un negozio di vari articoli per mangiare, per bere, costruito da perugini. E questa è la commessa ed è molto simpatica. You look so nice. Thanks, thanks. Do you like this job? I like it. Ti piace sto lavoro? I like it. I have a friend of mine that will come to Kenya mm-hmm. because she wants to get married with a Kenyan woman. Io c'ho un amico che vuol venire. C'è un amico che vuol venire in Kenya perché vuol cerca moglie. What do you think about? It's not bad. It's not bad. Ha detto che non è male. Oh, ha detto che non è male. Not bad. Allora, give me your photo. Your age, dammi la tua fotografia, l'età, your job, uh-huh. And I introduce you. Uh-huh. Va bene? Okay. Bene? Ok? Ok? Ok. You are happy, eh? Will you come to Italy? To Italy? Ci verresti in Italia? Do you like to come in Italy? Of course I like. Oh, ha detto che non vedo l'ora. Bene allora, claps, claps, all the people must clap, all the people must clap, because lei vuol venire a sposarsi in Italia. You want to come to Italy to get married. Lei vuol venire a mio marito in Italia. Ciao amico, kiss me please. Mi devi baciare. Thank you.
Allora, ci troviamo in un villaggio a nord di Malindi e in una chiesa battista? Evangelista. Evangelista. Ciao Francesca, ti ringrazio molto di avermi portato in questo posto dell'Africa così splendido. Questi bambini stanno cantando e qui abbiamo Nicolas. Che cosa? What they sing? Che cosa canta? They are singing a song called singing I love you Jesus. Allora, pensate che cantano una canzone che dice ti amo Gesù Cristo. I love Jesus, ecco, adesso. Ma they are singing English? Yes. Senti, ma tu vieni spesso? Sempre. Pensa che l'anno scorso a Natale gli abbiamo anche insegnato a cantare Tu scendi dalle stelle. Adesso non so quanti di loro sono quelli dell'anno scorso perché c'è un ciclo continuo e molto veloce. Sì. Dopo ci proviamo a vedere se c'è qualcuno che se le ricorda. Sì. Vogliamo provare a sentire come si chiamano dopo quando hanno finito di cantare? Subito, Emanuele. Emanuele, vieni qua, Emanuele, vieni qua. Allora, Emanuele. Emanuele. What song do you sing? Che canzone suoni? Yes. 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 Emanuele. This is today, this is today that the Lord has made, that the Lord has made. We rejoice, we rejoice. I'm in love, I'm in love. This is the day that the Lord has made. We rejoice, I'm in love. This is the day, this is the day that the Lord has made. Bravo, claps, please, bravo. Bravo, bravo. What's your name? Come si chiama? Jinalako e tuo nani? Mwanapili. Come? Moni. Mwanapili. Mwanapili. Mwanapili si chiama. Moa, ok. Allora, sing for us, go. We happy today, we happy star. We happy today, welcome, welcome, Kibakoni. Brava. Brava, 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 brava. Allora, vogliamo provare se imparano il perugino? Alto che è? La mi mamma. La mi mamma. È argita. È argita. Il mi babbo. Il mi babbo. Non è argito. Non è argito. Bravi! Ha detto Gigino. Ha detto Gigino. Che da Gigiù. Quando Gigiù lu. Quando Gigiù lu. Io ce giria. Io ce giria. Tu ci giriste. Tu ci giriste. Lui ci giria. Lui ci giria. Noi ci girissimo. Noi ci girissimo. Noi ci girissimo. Voi ci giriste. Voi ci giriste. Loro ci girino. Loro ci girono. Bravi, bravi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bravi! Ok! My boys, bye bye! Forza Perugia! Forza Perugia! Forza Gubbio! Forza Gubbio! Forza Gubbio! Forza Gubbio! Ale, ale, Perugia! Ale, ale, Perugia! Allora, in questo villaggio abbiamo conosciuto una bellissima ragazza di 19 anni. What's your name? Josephine. Josephine? Yes.
Si chiama Josephine e pensate, questa è una ragazza che studia chimica a Malindi e qualche volta frequenta anche dei corsi all'università di Nairobi, però vive in questi villaggi. You have an examination next month or this month? This month. Ha un esame questo mese. And where is your house? My? Your house, your home. My home, yeah. Here at Kibokoni. È qui vicino, è tra questi villaggi. Have you sister, have you brother, have you... I have my brothers. Have you boyfriend? No. Non è fidanzata, quindi amici telespettatori, non è fidanzata. You have no boyfriend? No. Why? I don't have. Ha detto che non lo so. Vabbè. Ciao, grazie, auguri. Many wishes to you, for your studies. Ciao. Francia, ma Daniele abita qui? No, abita qui, lo vedi? Mastro House. Ma lui si chiama Daniele, lì c'è scritto Mastro. È il Mastro Lindo, viene chiamato Mastro Lindo perché lui è, cioè presente l'omino del detersivo proprio. Muzungu Hakuna Pesa. Questo vuol dire bianco senza soldi. E guarda, anche ha messo i tesori etruschi, la foto dei suoi Rottweiler. Ciao Daniele. Ciao, come va? Bene. Scusate l'abbigliamento, ma... No, guarda, sei di un fico, guarda, sei di un fico da morire, guarda. Come state? Bene. Senti, osteria, ragazzi. Un pareo così me lo porto via. Me lo metto. Ce n'hai uno per me, così? Sì, te lo do, te lo regalo volentieri. No, me lo devi regalare, mettere adesso per far lo un po' di... Lo vuoi mettere? Per far un po' di... Ok. Dopo. Ok. Senti, intanto facci vedere la tua casa. Ok, ti presento casa mia. Sì. Questo è il mio paradiso. Sofferto. Da quanti anni abiti? In Kenya sono 12 anni che abito in Kenya, ma che ho acquistato la casa da 3 mesi. Osteria. Sì, sono riuscito a comprare la casa dopo tanti sacrifici, ma ce l'ho fatta. Ti posso dire, questo è il mio paradiso. Vedi, abbiamo fatto la piscina. Senti, da quanto tempo manchi dall'Italia? Dall'Italia adesso sono 4 mesi, ho lavorato 8 mesi sul lago di Garda e prima ero in Formula 1 per 5 anni. Veloce, questo che è? Questo qui è il living. Questo è il living, sì, dove vivi praticamente. Sì, praticamente dove mangio, questa è la tavola dove mangio. Sì. Di sopra che c'è? La mia camera da letto, guarda che queste scale. Sì, esatto. Senti, se una sera torno imbriaco qui... Non torno, io non bevo, perciò non ho questi Per cui problemi. Puoi fare anche le scale, sì, senza... Questa qui invece viene da Lamu, l'ho portata in barca, questa cosa? Porta. Bellissima, questa vieni. Andiamo porta... fuori, andiamo fuori. Guarda, questa porta viene da Lamu, guarda che cos'è. Spettacolo, guarda che bella, questa ha fatto un giro di barca incredibile. Cioè è una porta che viene? Da Lamu, fatta tutta a mano, dall'isola di Lamu. Bellissima, e tu l'hai comprata di seconda sì. mano o nuova? No, l'ho comprata di seconda mano e l'ho fatta tutta, vedi, piano piano l'ho fatta mettere a posto, guarda che cos'è, è uno spettacolo. Cioè questa farla fare in Italia costa non so. Un miliardo? No, un miliardo no, ma ci vorranno un po' di milioni per...
penso fare. Vieni che ti presento questa come possiamo chiamarla? La camera di... che quando entrano qui, la camera del peccato. Qui è la mia camera, ok? La camera del peccato. La camera del peccato. Shh, non lo diciamo piano piano perché se ci sento... Sì, sì, c'ho il satellite. Anche in Africa abbiamo il satellite, no? Quindi vedi anche le stazioni italiane? Vedo le stazioni italiane, la Rai International e tutte le partite che non vedete neanche in Italia. Vedo 3 partite la domenica. Una al pomeriggio, uno il sabato sera. Il Perugia lo vedi? Ha perso il Perugia domenica, ha perso 1-0. La sera mattina quando t'alzi non sei sveglio bene. Su ste scale può darsi che vedi, può essere che vedi dritto carpiato con doppio avvitamento. Che c'hai la mattina? Una bella bambolina che mi porta giù tra le braccia. Quindi se io vengo una sera ospite tuo, c'hai la tua bambolina che una ci bambolina porta ma gliela fa? Gliela fa? E gliela fa, sì, gliela fa. E da vedere se tu ce la fai. Allora, questi che sono? Questi qui sono i famosi bush baby. Sono animali notturni, sono delle scimmiette prensili. Hanno le mani prensili, vivono, stanno appesi con la coda e fanno questo rumore qua. Tutta la notte? Tutta la notte. Tu mi hai presentato la tua casa, io ti ringrazio molto. Sono contento perché mi fa piacere. Adesso io ti chiedo una... cioè, noi siamo venuti qui perché era già tutto preparato. Sì, dimmi. Guarda, tu volevi mostrare la tua casa a tua madre. Certo. Questa trasmissione andrà in onda e davanti alla televisione ci sarà tua madre. Sono contento. Ecco, lì c'è tua madre, digli tutto quello che gli devi dire. Guarda, lì, chiamala. Parlaci e digli tutto quello che gli devi dire, la madre. Sono un po' emozionato, anche se sono già passato in tante in televisione. Niente, mamma, volevo solo salutarti. Spero che capisci la mia scelta. Io qua sto alla grande proprio. Non so. Vorrei che fossero tutti contenti come sono contento io, cioè adesso sono emozionato perché è normale, proprio, però io sto bene qua, cioè ho trovato la mia dimensione ed è molto importante. Io penso che nella vita bisogna trovare una dimensione per star bene, non sono né i soldi, non è niente che fa la felicità, è come una persona è dentro. Io sono fatto così, sono una persona molto semplice e va bene così. Ti mando un bacio, mamma, ciao. Mama, noi abbiamo preparato questa trasmissione per tua madre. Grazie, siete molto... un bel regalo questo, è come vincere un terno al lotto. E guarda, ci hai fatto commuovere, siamo tutti commossi per questa cosa. Succede. Abbiamo fatto una cosa grandiosa, ecco, tua madre sarà davanti alla televisione mentre questo programma girato in Kenya andrà e io poi mi dai il numero che la chiamerò. Ok, grazie. Buongiorno signora, mi scusi se mi permetto di rivolgerle una domanda. Lei abita qui a Malindi in Africa. 5 mesi all'anno. 5 mesi all'anno? Sì, non tutto l'anno. Perché si decide di venire a abitare qui? Perché mi piace il clima, la gente, tutto mi piace. E... che cosa farei 5 mesi qui? Perché stare 5 mesi qui che fa? Mi alzo mattino, vado in bicicletta, poi... Ma anche a Milano uno va in bicicletta? Eh no, Milano si respira male, scusa, c'è una bella differenza. Perché lei è di Milano? No, sono di Brescia. Non so, sì, più o meno.
Cinque mesi l'anno lei abita qui? Sì. Ma ci sono altri italiani con cui lei familiarizza? Sì, a Casinò c'è un po' il ritrovo degli italiani. Si gioca, si parla, si pettegola. È un paesotto come in Italia, però il clima qua è buono. Cioè non è freddo? Assolutamente, fin troppo caldo. Un giorno un grande esploratore là nell'Equatore, intorno radunate tutte le tribù, disse proprio così: qui non state troppo bene, molto meglio è la città. Yippie! Seguitemi su. Ma il grande capo disse allora: oh, bongo, 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 stare bene solo al Congo non mi muovo, no, no. Binga, banga, benga, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. No, buono, scarpe strette, saponette, a treni, tassi. Anche ma le mucche vengono al mare, qui è un mare così bello che piace anche alle mucche. Sono nervoso, appena mi sono avvicinato mi ha fatto vedere il cornetto, dicono ah, 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 ah. Oh, bongo, 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 stare bene solo il Congo, non mi muovo, no, no. Ma che firmi, le mucche? Che pare di portare le mucche al mare senza costume? Ma è uno scandalo, guarda. Le tette di fuori, ma io credo... Ma... Giorno, un grande esploratore là nell'Equator. Intorno radunate tutte le tribù, disse proprio così. Qui non state troppo bene, molto meglio la città. Seguitemi su, ma il grande capo disse allora: oh, bongo, 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 stare bene solo al Congo, non mi muovo, no, no. Bingo, bango, bango, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. No, buono, scarpe strette, a treni e passi. Ma con questa sveglia al collo, star bene qui. What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers. There used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up. You better back up, try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling, monsters of funk flow. Someone's fucking jump, yo, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punks out, feeling funky. Amps in a chunk and I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got pop from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. Mi senti dove mi porti? Non avevi detto che avevi un piccolo problema, che non ti sentivi molto bene? Sì, ma in mezzo alla foresta, io se non mi sento bene vado all'ospedale. Questa non è la foresta, questo è il bush. Sì, il bush, va bene. Il bush, naturalmente. Dove vivono... Ti voglio portare dallo stregone, da chi ti può guarire, da chi ha tutte le carte dallo del re. Stregone? Sì, dallo stregone. Da uno stregone nel bush. Stregone, altrimenti detto munganga. Troviamo la fila adesso, magari i pazienti. Ah, questo è il numeretto, bisognerà prendere il numeretto.
amici, andiamo stamattina. Ma mi dici su Zero, andiamo dallo stregone, non è che mi stai portando. Promesso, garantito, ma tu ti, non ti devi preoccupare di niente. Hi doctor. Hi doctor. I know you doctor. How are you? My pleasure, my pleasure. Jumbo. Be my pleasure. Come comincia? Che succede? Come è probabile che qualcuno ti abbia fatto una mano? Lui adesso mi toglie il malocchio, questo. Lui sta facendo questa grata attraverso la quale dovrai poi passare per lasciare intrappolata la tua malattia in quelle maglie. Se lui ci indovina viene giù tutta l'Umbria. Francesco, meglio! Ti senti meglio? Nel dita adesso, nel dita adesso. Ti vedo. Three times, sei tu? Muda che galba mirana yalla. Ok, il dottore ci tiene in modo particolare ad essere riconosciuto dall'altra parte del mondo, vuole fare sapere il suo nome. So doctor, what's your name? Naitwa Kenga Kalume. Kenga Kalume. Kenga Kalume, non dimenticate. E il suo assistente? Luvanzi Kahindi. Pasqualindi da Perugia. Pasqualindi. Pasqualindi da Perugindi. Da Perugindi. L'infermiera, scusate. What's your name? My name is Ndoko. Ndoko. È stata una vacanza, diciamo, una vacanza lavoro indimenticabile. Abbiamo fatto delle cose sicuramente simpatiche. Abbiamo fatto delle cose che non credo che i grandi network siano capaci. Come le nostre le sanno fare. Tutto qui. Sarà falsa modestia, ma più di questo non posso dire. Welcome to Italy, qualcuno mi dice. Ciao. E con questo noi chiudiamo questo documentario che abbiamo girato in Africa, nella speranza di avervi divertito, di avervi interessato, di aver trovato interessante tutto ciò che noi abbiamo girato e abbiamo commentato. Arrivederci presto, arrivederci, grazie.